Avellino è la chiesa del Santissimo Rosario. Ecco qui il nostro coro. Buonasera. Buonasera, ci siamo tutti? Buonasera. Buonasera. Salve. Buonasera. Ci siamo tutti? Buonasera. Ciao Sara, ci siamo tutti? Buonasera. Buonasera. Buonasera, salve, sì, ci siamo tutti. Ciao Gianni, siamo pronti? Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Siamo fermati qui, anche
quando abbiamo meditato sui primi capitoli di Genesi, mi ho ricordato come il peccato nel suo farsi non è mai drammatico, lo diventa o diventa peccato, prima è solo una colpa, all'atto in cui ci viene incontro Dio, all'atto in cui qualcuno ci chiama: Adamo, dove sei? Per Davide c'è bisogno di una strategia un po' speciale, perché è un uomo presuntuoso e questo compito lo svolge l'umile profeta Natan, che va a raccontargli una storia. Ti racconto una storia, una cosa che è capitata. C'era una volta, a volte quando vogliamo mettere una persona davanti ai suoi errori, gli parliamo di un altro, è più facile. Perché vedete, i peccati degli altri noi li vediamo sempre così nitidi, i nostri chissà perché non riusciamo a vederli. Allora c'è bisogno di uno specchio. E per questo per Davide questo specchio, nella regia di Dio, attraverso la figura del profeta, è un uomo che aveva una sua pecora con cui mangiava, dormiva, era l'unica sua ricchezza, l'unico suo amore, era cresciuta con lui. Ah, questa piccola pecora, unico possedimento, viene rubata da un ricco signore che ne ha 100, 5.000 e poi buoi e capri. E sapete, i grandi non sono mai sazi di quello che hanno e vanno a rubare ai piccoli. E quando Davide sente questa storia si nervosisce, salta sul trono, pensa di dover fare giustizia, perché lui è anche il re e anche il giudice. Chi è quell'uomo? E le parole di Natan, legate a un indice puntato, quell'uomo sei tu, tu sei quell'uomo. E questo ovviamente fuori della storia, della fiaba raccontata a Davide e della storia di Davide, è riferito a me, a noi, ci stiamo preparando alla Pasqua, cioè il peccatore di cui stiamo parlando non è un altro, sei tu. Sei proprio tu. La disperazione, ecco, sono venuto meno a quello che mi ero proposto, ai miei impegni di uomo, di credente, della mia professione, del mio ruolo. La disperazione è quella che prenderà tra qualche giorno Giuda, che pure tradisce, che pure ha un senso di colpa terribile, ma anche lo strozza, perché il senso di colpa ti strozza, il peccato ti salva. Devo prendere anch'io, perché io sono un uomo, perché io rischio di precipitare nella mia.